Ciao a tutte ragazze e benvenute nel mio nuovo video. Oggi apro un test di durata sugli smalti Naked della Urban Decay. Se vi ricordate, la settimana scorsa sono andata da Sephora a fare qualche acquisto e ho trovato questo kit di smalti, appunto Naked, un kit composto da 6 smalti in formato da 5 ml ispirati ai colori della celeberrima palette di ombretti, la Naked. Come vedete, i colori sono praticamente colori nude, sono colori molto particolari, per cui mi hanno colpito tantissimo, proprio perché io nella mia collezione di smalti non possedevo colori di questo genere e quindi, insomma, devo dire che forse anche solo per questo sono molto soddisfatta di averli acquistati. Questo kit l'ho trovato appunto da Sephora, anche nello store online, costa 24,50 euro, per cui ciascuno smaltino lo pagate in pratica poco più di 4 euro. È comunque un formato ridotto, ma di tutto rispetto, perché 5 ml diciamo che non sono pochi, vedete? Se pensate che ad esempio gli smaltini Prêt-à-Porter della Deborah, che tutte conosciamo, sono in formato ancora più piccolo, da 4,5 ml. Questi colori, come vedete, sono suddivisibili in 3 coppie, ve ne sono 2 più chiari, 2 di tonalità intermedie e 2 più scuri, per cui per testarli io diciamo ho fatto la stessa cosa, per cui inizierò testando da quest'oggi i 2 più chiari. Ogni smaltino ha lo stesso nome dell'ombretto a cui si ispira, per cui i primi 2 che testerò sono Naked, spero che si veda, e Sidecar. Come vedete, rispettivamente uno glitteratissimo, mentre l'altro pastello, proprio il classico nude. E io adesso ve li mostro. Ho applicato, proprio per facilitare le cose, siccome il prodotto è un po' complesso, ciascuno smalto su ogni mano in pratica, per cui nella mano destra ho applicato Naked, vedete, che è proprio un nude, che tra l'altro su di me si perde perché io sono molto chiara, ma a me piace lo stesso ed è pastello, mentre sulla mano sinistra ho applicato Sidecar, che come vedete è un nude quasi trasparente, glitteratissimo. Spero che la videocamera renda com'è il colore, è bellissimo, insomma. Come sempre ho applicato sotto lo smalto una base rinforzante, che in questo caso è la Trind, che ho sempre acquistato nella stessa occasione da Sephora, andate sempre a vedere il video haul, e poi sopra 2 strati di ciascuno smalto, proprio perché sono smalti molto chiari, soprattutto questo, e quindi per rendere bene ci vogliono 2 strati, e comunque io anche negli smalti scuri io preferisco 2 strati. Vedete che comunque il colore è molto bello, molto brillante. E vediamo come va. Quindi farò poi nei giorni successivi, vedendo anche quanto dura il test, la stessa cosa per gli altri colori, sempre a coppia, come ho detto, per cui i prossimi 2 saranno questi 2 di tonalità intermedia. E naturalmente, come nel caso dello smalto Essie che ho testato qualche settimana fa, e anche lì vi lascio il link sia qua da qualche parte che nell'info box, vediamo appunto in base alla durata dello smalto come va, e vi aggiornerò quotidianamente con delle foto sui social network, per cui mi trovate su Instagram, su Twitter, su Google+, e da ieri anche su Facebook, per cui questo test sarà anche un banco di prova per la mia pagina Facebook. Mi raccomando, passate, mettete mi piace, perché è appena nata, quindi è un po' sguarnita, ma se voi partecipate, insomma, la fate crescere, per cui vi aspetto anche lì. E basta, insomma, vediamo come va il test. Quindi ragazze, per adesso è tutto, seguitelo il test se vi fa piacere, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che fino a venerdì sera alle 23:59 potete partecipare commentando una sola volta al mio giveaway per i 3 mesi sul tubo, per cui se non avete ancora partecipato vi aspetto. E basta, e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!